Oggi abbiamo depositato in Commissione europea una denuncia nei confronti dell'Italia per la violazione del diritto comunitario in relazione al gravissimo episodio dell'orsa Danica. Le istituzioni italiane hanno di fatto posto in essere delle violazioni della direttiva Habitat, perturbando, volendo catturare, alla fine addirittura arrivando a uccidere un animale che appartiene a una specie rigorosamente protetta secondo il diritto comunitario e di conseguenza anche secondo il diritto italiano. Di fronte a questi fatti non si poteva non chiamare in causa anche la Commissione europea per chiedere un suo intervento diretto e subito, immediatamente dopo il racconto e i fatti asseritamente reali del 15 agosto, ho voluto immediatamente partire con questa iniziativa che oggi finalmente siamo riusciti a portare davanti alla Commissione europea che dovrà decidere come vorrà agire. L'uccisione dell'orsa Danica è soltanto un elemento, ci sono ovviamente anche tutte le questioni relative all'aspetto della tutela degli habitat naturali e delle acque superficiali, quindi un insieme di violazioni assolutamente gravi. Sono contento e ringrazio dell'aiuto durante questo lavoro del dottor Massimo Tettamanti e sono anche molto felice dell'adesione non soltanto di alcune realtà associative italiane legate alla protezione degli animali, ma anche di una parte del mondo politico che si è voluta dimostrare ancora una volta vicino a queste importanti tematiche. Mi riferisco in questo caso a Green Italia, Verdi Europei e con Monica Frassoni abbiamo appena depositato qua a Bruxelles proprio questo atto in Commissione europea. Quello che vorremmo sottolineare con questa denuncia è che c'è un'enorme contraddizione, che peraltro purtroppo non si riscontra soltanto in questo caso, tra la asserita volontà di utilizzare i fondi europei per, in questo caso, arrivare a una protezione di habitat naturali e di specie protette, poi però una volta incassato il dovuto si possono fare altre cose, tipo allargare la zona sciistica o fare dei bacini per innevamento artificiale. Noi vorremmo attirare l'attenzione dell'Unione Europea su questo tema perché questo si configura veramente come uno spreco di risorse comunitarie che, come tutti sappiamo, sono scarse e preziose e come appunto una violazione di normative, di obblighi che dall'utilizzo di questi fondi derivano per l'Italia in quanto Stato membro dell'Unione e aspettiamo una risposta da parte dell'Unione Europea che permetta sicuramente, perché non è possibile riportare in vita l'orsa Danica, ma almeno di non vedere più ripetuti questi episodi che sono anche una manifestazione di una notevole ipocrisia da parte delle autorità nazionali e locali.